Amici di By Show, benvenuti ai campionati europei di Nyon. Siamo pronti per la prova femminile Under 23. Qui con me a commentare queste immagini Fabio Guerini. Benvenuto Fabio. Siamo pronti per questa prima giornata di prove su strada dei campionati europei. Ciao Danilo, inizio delle prove in gara in linea, diciamo, con le Under 23 femminili. Grandi speranze per le italiane. Le italiane, le azzurre in campo pronte, una squadra veramente abbastanza agguerrita nonostante la concomitanza con il giro rosa, quindi la mancanza di alcune atlete, però una squadra veramente pronta, e il livello anche delle atlete delle altre nazionali veramente importante. Mancava la Longo Borghini, mancava Francesca Caus, seconda l'anno scorso, ma le nostre punte comunque sono Sellaratto, Susanna Zozzi, grandi atlete comunque. Qui siamo già con le immagini della partenza, siamo a Nyon, in località dove c'è la sede della Coppa UEFA, noi chiamiamo Coppa UEFA, ma è la sede della UEFA, che è l'Unione Europea del Calcio, e in questo momento invece è l'Unione Europea del Ciclismo. A comandare a Nyon oggi il ciclismo finalmente. E qui siamo già con le immagini proprio dei primi attacchi, delle prime fughe. Qua vediamo proprio un'atleta italiana che si è subito inserita nella prima fuga. Maria Stricker all'attacco, prende subito dura la corsa. Una corsa che è stata resa dura comunque dagli attacchi. Abbiamo visto le nazionali più, diciamo, più scatenate, più forti in campo, dall'Olanda, la Francia, la Svizzera soprattutto, quindi la Germania, sono sei le nazioni che stanno, diciamo, dominando questi campionati europei. In particolare tre, Francia, Olanda, Italia, si scacciano tre atlete, appunto queste nazioni, col benestare del gruppo arriveranno fino in fondo. Qui vediamo sempre le immagini delle fuggitive, l'olandese, l'italiana e la francese, che sono all'attacco. Qua siamo appena dopo la partenza, quindi i primi tratti di salita, un percorso, dicevamo, molto tecnico, sicuramente crea l'occasione per andare all'attacco. E qua siamo già con le immagini invece dell'arrivo, la conclusione, c'è la nostra italiana nel terzetto, quindi c'è la Cecchini. Quindi... Esatto, sì, è la Cecchini con Annabel Dreville, che dovrebbe essere la meno forte lo sprint, ma soprattutto Sabrina Stultiens, grande ciclocrossista. Olandese, vediamo che parte con lo sprint, la francese al comando, ma vediamo subito Elena Cecchini che esce molto bene a centro strada, però l'olandese, vediamo che si affianca la Cecchini, ma è l'olandese che purtroppo su un errore di Elena Cecchini, ma grande comunque la gara di Elena Cecchini, perché ha fatto una grandissima gara. Purtroppo ha commesso un errore nel finale e ha perso questo campionato europeo. Si era molto deluso comunque da Cecchini, che però deve essere orgoglioso della prova sua e della squadra. Sicuramente una grande prestazione da parte della nazionale, sicuramente la delusione in prima persona di Elena Cecchini, che vediamo qui proprio sul palco, è molto triste per questo suo errore. Campionessa italiana in carica, appena vinto da due settimane, e qui ha perso l'occasione di essere anche campionessa europea. Sì, ora comunque Elena dovrà difendere un importante primo posto nella classifica di miglior giovane di Coppa del Mondo, quindi gli obiettivi sono ancora tanti questa stagione per lei. Bene, una grande prova questa nella categoria Under 23 femminile. Qui siamo già con le immagini dell'inno della vittoria olandese, dell'atleta olandese, e tra poco andremo a sentire le parole proprio di Elena Cecchini e poi torneremo sempre qui con i campionati europei da Nyon. Un secondo posto un po' amaro, sinceramente, visto che comunque la fuga era andata via, era quello che speravamo, e è stato un errore che ho commesso in volata, quello di alzare le mani prima del dovuto, e preferivo perdere, dire era veramente più forte, però vabbè, le gare sono così. Bike Show è offerto da Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube.